perdurante interruzione stradale lungo la Cammarata Acquaviva Platani, danni soprattutto per le aziende agricole, la denuncia della Coll Diretti. Gero Michighè. La Coldiretti di Agrigento, tramite il responsabile Giuseppe Michighè, ha diffuso una lettera di denuncia pubblica perché a Cammarata, a causa della perdurante chiusura di una strada di particolare rilievo strategico e molto trafficata, centinaia di persone sono letteralmente in ostaggio, si rischiano danni per migliaia di euro e la perdita di altrettanti posti di lavoro. Si tratta dell'arteria stradale nei pressi della contrada Castro Venturo Salina, lungo la Cammarata Acquaviva Platani, su cui da tempo è in corso un contenzioso tra l'ex provincia regionale di Agrigento e l'azienda costruttrice. Il braccio di ferro tra la ditta appaltatrice e l'ente pubblico che ha bandito la gara e affidato i lavori è insorto subito dopo il collaudo della strada oggetto delle opere a causa del distacco di alcuni bulloni dei giunti di dilatazione del ponte in prossimità del bivio per Acquaviva Platani. Si è così scatenata una raffica di accuse e di repliche che nel frattempo ha determinato inevitabilmente la chiusura della strada con ordinanza risalente al 2014. Adesso, al fine di garantire il rispetto dell'ordinanza, il giudice ha disposto di transennare l'ingresso e di presidiare il sito. E dunque, commenta la Coldiretti di Agrigento, transennata la strada è stata sancita la fine dell'attività di molte aziende agricole che commercializzano i propri prodotti. Non si può ritirare il latte e il formaggio, il personale dipendente delle aziende agrituristiche prossime al fallimento non può recarsi nelle strutture, gli animali rischiano di morire, i bambini non possono andare a scuola e la gente non può recarsi nelle proprie abitazioni che coincidono con le aziende agricole di cui è ricca la zona. È una vicenda assurda, sottolinea Giuseppe Michighè, che va risolta immediatamente in quanto non esiste un percorso alternativo. Abbiamo chiesto l'intervento del prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, perché a pagare le colpe non siano solo gli agricoltori che in quel percorso hanno l'unica possibilità di lavorare.